Ciao a tutti ragazzi, sono Piccola Caggi, eccomi di nuovo qua a rompere. Lo so, ma visto che ho un po' di tempo cerco un po' di recuperare. Allora, questo è un video ringraziamenti per Kira85F. Ah, se vedete un po' troppa luce in faccia è che ho messo la lampada dietro al computer, perché se no si vedeva veramente nulla. Quindi ho cercato un po' di arrangiarmi. Allora, come ho detto, questo è un video ringraziamento per Kira85F, che mi ha fatto il regalo per il mio compleanno. E il regalo è questo manga qua, Caramel Milk Thea, edito dalla Flashbook, al prezzo di 5,90 €. Come ho già detto a Kira, è un manga che mi è piaciuto tantissimo, una storia dolce. Ora, riassumerlo non ci riesco, quindi magari vi leggo la trama dietro, tanto è corta, non è niente. Corto quindi. Allora, Nozomi è una giovane liceale convinta che l'amore a prima vista sia una cosa impossibile e che sogna per sé un amore dolce e non avventato. Ma le cose cambiano quando conosce Sasaki, ragazzo bello ma un po' schivo, che lavora come cameriere in un caffè. Nozomi perde proprio la testa, finendo con dichiararsi senza nemmeno pensarci su. Ovviamente gli esiti sono disastrosi, eppure per uno strano scherzo del destino Nozomi finisce a lavorare part-time nello stesso locale dove presenta servizio anche lui. Chissà se una aromatica, scusate, bevanda riuscirà a avvicinare i due ragazzi. Allora, questa è la trama. E, come ho già detto, mi è piaciuto veramente tanto questo manga. È molto ma molto carino. E vi faccio vedere alcune tavole. Sono anche disegni che mi piacciono. L'edizione è sempre quella della Flashbook, quindi perfetta. Non ha prima pagina a colori, però c'è un'edizione perfetta, anche se le pagine non sono proprio bianchissime. Però i disegni sono veramente belli. E come ho detto, la ringrazio di nuovo, veramente grazie. Ricambierò sicuramente. E insieme a questo manga ho comprato da Kira un altro manga che è Attack No One, spero si legga così il numero 1. Ora c'è la luce che riflette, vediamo, ecco. E è il numero 1, al prezzo di 6,50 € edito dalla J-Pop. È un volumetto piccolissimo, cioè veramente piccolissimo a confronto con questo. Completamente più piccolo. Ora scusate, ma c'è la luce che riflette proprio punta proprio in mezzo al fumetto. Comunque, lo sto leggendo, come vedete. Vado un po' a rilento con questo manga, non lo so perché, forse perché è scritto piccolissimo, non lo so. Cioè, però, oddio, scusate. È scritto veramente piccolo. Però i disegni sono carini. Mi piace. Sembrano tipo, non lo so, proprio, sono proprio estremizzite, non so come dirlo. Che se vedete qui, sono proprio estremizziti. Guardate qua. Però mi piacciono. E ho comprato questo manga. E non so, penso di continuarlo sicuramente. E con questo concludo. Vi ringrazio per i commenti che avete lasciato nell'altro video. E ovviamente non mi aspettavo così tanti commenti, mi ha fatto molto piacere. Continuerò sicuramente a fare video in questo modo e continuate a seguirmi. Vi mando un bacione, al prossimo video. Ciao!